Ciao Tigucci, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicolantuno su Pokémon Light Platinum. Sono molto raffreddato, quindi io direi di non perdere tempo e di fare questo episodio abbastanza velocemente, perché sinceramente non ho tanta voglia di stare al computer con il raffreddore che mi ritrovo. Ma ecco che davanti alla palestra non mi fanno entrare. Ehi, scusa, ma questa palestra è temporaneamente chiusa perché il nostro capo palestra sta lavorando alle miniere di Groment. Solo lui può riaprirla. Se ti va, puoi prendere questo biglietto e andare al museo. Ah, mi ero dimenticato di dover andare al museo, sinceramente. Ma grazie a questo biglietto possiamo andare, quindi suppongo che non fosse possibile andarci prima. Ok, allora. Il Team Steam. Quale onore. Il Team Steam invade di nuovo. La novità? Non c'è novità. Ti prego, non ti minimizzare, che dopo mi fai sbagliare il tuono shock su. Non sapete quanto mi vorrei mangiare le mani per non aver fatto imparare fulmine a Pikachu quando aveva la possibilità. Mamma mia, se solo avessi aspettato a farlo evolvere. Ma non l'ho fatto, quindi devo andarmi a curare Pokémon ad ogni modo. Comunque sia, oddio, una cittadina, diciamo, in mezzo al deserto. Non è che sia proprio una cosa nuova, perché l'abbiamo già vista nella quinta gen. Questo gioco è uscito poco dopo la quinta gen. Quindi, una volta ho detto che è uscito nel 2008, mi sono sbagliatissimo. Non so perché ho detto 2008, in realtà. Dovrebbe essere 2013 questo gioco, credo. Non so perché ho detto 2008, mi è uscito così, da solo. Dopo, rivedendo il video, dico, vabbè, mo lo edito, poi dopo non l'ho editato e... Gulais, sinceramente. Aspetta, ma con Iron Tail, no, li tolgo uguale. Ok. Anzi, con Iron Tail li toglievo di meno, perché non è da stab. Comunque sia, sì, covera tutti quanti i Pokémon fino alla quinta gen, da quello che mi pare. O fino alla quarta. Covera fino alla quarta, ma è uscito dopo la quinta gen. Quindi diciamo che praticamente la città del deserto, appunto, abbiamo già visto nei giochi di quinta gen. Non è che faccia più di tanto effetto. O meglio, abbiamo visto delle rovine, tra virgolette, se si possono chiamare così, di una città nel deserto. Non era proprio una città con il centro Pokémon, le palestre e tutto, ma più una specie di... appunto di macerie, c'erano macerie, anche se alcune mi pare fossero abitate, e devo andarmi a curare ancora i Pokémon. Quindi insomma, alla fine la città del deserto è bella a vedersi, però non ti colpisce più di tanto se hai già giocato a Bianco e Nero, e anche Bianco 2 e Nero 2. Allora, a questo punto mi sembra che qui siano tutti quanti tranquilli. Roccia meteoritica, ah sì, quindi mi sa che posso andare direttamente. Guarda questo Kabutops, penso che stesse per uccidere la sua preda milioni di anni fa. Armaldo, Credili, per forza. Anche se sembra più... Oddio no, adesso sembra un Credili. Ma mi sembrava uno Steelix. Aerodactyl, ah ok, sì. Questo che fossile è allora? Oh, Master è infatti, per forza. Ah, penso che dobbiamo andare qui. Ah, sono Sheila e Laila, come si chiamava? Perché si è batonpassato in un Pokémon volante? Cioè, gli faceva male il culo? Cazzo, gli faceva male il culo davvero. Bite, bitch. Bite me? Sheila e Shirley. Ma perché? Vabbè. Dai, Muten, grandissimo. L'ultimo, snapped out e quindi ok. Manda Espion, ma allora facciamo... porca, mi sarà sbagliato. Volevo mandare Paragly, così me lo facevo fake out, ritoglievo un po' di danni. Tutti con questi abiti succinti. Io sono contento che abbiano gli abiti succinti, ma non mi curo, posso andare così. Finalmente l'ha trovati nel mezzo di questo deserto, la pietra nera e la pietra bianca. Reshiram e Zekrom. Allora covera fino alla quinta gen sto gioco. Ma li ho visti i Pokémon di quinta in questo gioco, no? Team Steam, i piani sono completi, tempo di andare.
verme o larva? Larva di verme. Che stai facendo davanti a Lucita? Fuori dalla mia via, ora. Fuori dai piedi, vabbè, io traduco sempre in modo molto letterale perché ho fatto le scuole basse, quindi non so improvvisare bene. E finisce così? Ah, macchina regeneration, ok. Vabbè, pure io che cazzo traduco. Macchina regeneration, macchina per rigenerare i fossili, ok. Ok, hai bisogno di uno spazio libero per revitalizzare i tuoi fossili. Che non ho. Che però si trovano appunto qua alla miniera, la Grommet Mine. Senti, io però devo parlare con quello che ha fatto questa hack e devo dirgli: non puoi mettere gli NPC che fanno dei passi in certi modi che ti bloccano le entrate e le uscite e cazzi e mazzi, dai. Allora, siamo alla Grommet Mine. Sì, perché c'era la... Ok, quindi posso trovare fossili di Pokémon molto importanti. Tipo Aerodactyl. Ho detto quella H anche se non c'era, mio dio. Iantail. Ma ha funzionato. Wow. Ah, dunque, dato che il Raichu sta a 42, lo cambio con Manectric. Lo switcho. Switchati con Switch. Ok. Oh, i Golem? What? Oh, 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 oh. Dolore? Idropulsar e ciao ciao. Marowak, Idropulsar e ciao ciao. Onix, Idropulsar e ciao ciao. Chi è? Ma ciao, Idropulsar e niente ciao perché non è super efficace. Pistola acqua, ma ciao ciao. Vorrei fargli bollaraggio e vedere se riesco a sconfiggerlo. Perché nell'anime, o meglio, nel film, Ash riesce a sconfiggere un Machoke con un bollaraggio di uno Squirtle. Quello Squirtle doveva essere almeno a livello 100 per riuscirci. Oh, ok. Oh, oh. No, bestia! Mi sbaglio sempre. Col terra e roccia puoi colpire con gli attacchi elettrici, la terra no. Andre Link, ricordatelo la prossima volta. Perché è morso? Vabbè, due morsi, ciao. Aspetta, posso andarci qua? Posso muovere questi? No. Allora, a cosa mi servono? Hazardous. Dunque, il fatto che ci siano molti allenatori è bello. Potrei anche allenarci bene Manectric fino al 40, ma... Cioè, lì la strada era bloccata per quale motivo? Oh madonna, sti Pokémon terra. Tu sei un allenatore? No, perché tu ti muovi, quindi non sei un allenatore. Andiamo più avanti, tu sei un allenatore? No. Neanche questo dovrebbe essere un allenatore, visto che si muove. Ma guardate un po' chi è un allenatore, questo qui. No, no, non lo è. Oh, Head Fossil. Oh, Lead Fossil, non mi ricordo. Non lo so per quale Pokémon. Aspetta! Ma allora c'è una cosa che posso fare qui dietro. Me ne sono accorto solo ora. Ah no, non è possibile. Ho sbagliato. Ah, pensavo che era uguale. Ah, allenatore. Tu anche c'è un fossile? No, quello usa la macchina per muovere macchinari pesanti. Non è un allenatore perché si... Sto lavorando per la... Ah, ok. No, perché quando si muovono dovete sapere che non sono allenatori. Ok? È una cosa basilare. Oh mio dio. A parte i giochi nuovi dove ci sono effettivamente allenatori che si muovono, ma quello è un altro paio di maniche. Wow. Ma stiamo andando piuttosto veloci, sinceramente. Anche perché non è che mi perdo tempo a cercare tutto. Oh mio dio. Perché? Non è che sto perdendo tempo a cercare ogni singolo particolare e perdo troppo tempo con le lotte. Vabbè, sì, Abra se n'è andato, quello ce lo sapevo. Questo no, ok. Montanarro. Water Pulse ce la fa, incredibile. Non mi aspettavo che Muten fosse così forte. Ok che è a 49, ma... Uè. Max Revive, il dozzino è pieno. Andiamo un po'... Toss. Potevo rivenderla e... Sì.
ma dovevo uscire e poi tornare qua dentro. E dunque, allora, questa grotta è un po' troppo grande. Allora, ho subito un po' di danni durante questa lotta, ma quindi, sapete che faccio? Metto Paraglide davanti, così almeno facciamo le cose veloce. Ok. Oh, quello forse è capo palestra, anche se ha un abbigliamento strano. Ehi, sei pazzo? Vattene via di qui ora, sta per esplodere tutto. 1, 2, 3, ora! Ah, ok, stanno riportando, stanno trovando dei fossili. Incredibile, incredibile! Questi fossili sono in perfette condizioni. Scusa, ma quando uso gli esplosivi nella mina sono molto pericolosi per tutti quanti che gli sono vicino. Spero che tu stia bene, il mio nome è Atlas e sono il capo palestra di Gromen City. Bene, ora che ho finito il mio lavoro qui posso tornare alla mia palestra. Ci vediamo, allenatore. Lì, ci vediamo lì. Se è pieno di trabocchietti, sinceramente. Però metto... ma tengo Paragli. Potrebbe avere Pokémon di tipo roccia? Sì, allora facciamo così. Muten, ti allenerei un bel po' qui dentro, ne sono certo. Non mi dire che non c'è... Oh mio Dio! Oh, fuck. Ah, ok, ho capito. Devo stare attento a dove vado. Perfetto, ho capito. Madonna Cacturn. Faccio una cosa. Oh, che potevo fare lava surf, ma non ci ho pensato. Ok, 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 ho capito. Guardate mo che faccio, intanto vado a curarmi un attimo i Pokémon perché sennò davvero è assurda sta cosa. Ok, allora voglio vedere lava surf. Flash, dai! Lo sapevo cara Flash, lo sapevo. Miner Mario! Miner Mario. Ah, oh yeah. Vabbè, facciamocela veloce. Oh mio Dio, Gastrodon. Ah, grazie per la pioggia, mi rendi solo più forte. Non è che poi cadere lì dove stanno quei buchi sia poi così tanto facile, cioè, non sono segnati, si vedono. Come è giusto che sia, ovviamente. Però, boh, mi aspettavo qualcosa di più, forse. Non so, cioè, il fatto è che forse mi sono allenato talmente tanto che non sento più tutta quanta questa difficoltà come prima. Piano. Ok, si va qui. Questi mi sa che sono gli ultimi... L'ultimo sfidante questo, dai. E vabbè, ciao. Oh, guardalo, quanto è bravo. E anche questo è fatto, no? Con bolle, lo sconfigo con le bolle. E... sì, ci siamo. Oh, Rampardos. Me l'aspettavo un po'. Ok, andiamo. Iniziamo con Fake Out. Allora, vediamo un po'. Manda Camerupt. Insomma, iniziamo bene. Camerupt a 40. Wow. Andiamo ad ipnosi. Che fallisce, ovviamente. E la seconda ipnosi non fallisce. Oh, e lacerazione va al segno. Excadrill. Covera fino alla quinta gen. Covera fino alla fottuta quinta gen. Che poi può essere che già l'ho affrontati quelli di quinta, ma non mi ricordo io. Sì, sicuramente è andata così, non mi ricordo io. La cosa bella è che non ci sono le abilità di quinta gen, quindi non ha Sand Paddle, che dovrebbe essere quello che ti aumenta la velocità quando c'è la tempesta di sabbia. Oh. Oh. Bastardo. Faccio le bolle. Ah. E c'è Rampardios. Chi è l'ultimo? Claydol. Claydol. Iperraggio. Perché? E finisce. Il tuo stile di lotta è impressionante. È un forte team di Pokémon.
Congratulazioni per la tua vittoria. Come ricompensa, ti sei guadagnato la quinta medaglia della Zer League. Cosa sto leggendo? La Earth Beige, la medaglia terra. Con la Earth Beige puoi usare la MN03 Surf al di fuori della battaglia, il che ti farà attraversare l'oceano, il che ti sarà davvero utile sulla tua avventura. Inoltre ti do questa speciale MT, terremoto, 26 dicembre terremoto. Contiene terremoto, senza dubbio è la mossa terra più forte che esista, usala con saggezza. Non è che sia proprio la più forte, oddio, più forte tra quelle che vanno sempre a segno, per carità, quello sì. Allora, la prossima tappa sembra che sia Monte Zeri, interessante. Ad ogni modo, per il momento qui non ho trovato nessuno con Surf, quindi se nel prossimo episodio mi serve Surf devo andare a cercare da qualche parte, parlerò con tutti comunque sia. Quindi, io spero che come sempre questo video vi sia piaciuto. Nella descrizione trovate i link per la pagina Facebook, la pagina di Twitter. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!